approfittiamo della conferenza stampa della Lega Pro parlando col consigliere di Lega, in questo caso tutti lo conoscete, il presidente della Versa Normanna. Salve Giovanni. Ciao, ciao a tutti i tuoi telespettatori e a quelli che ti seguono su Facebook. Allora, abbiamo visto che dalla teoria alla pratica, insomma, il presidente Magalli ha esortato tutti a giocare con i giovani, una politica che tu la stai facendo da 2 anni, mi sembra, no? Sì, ma è giusto che sia così. Il presidente Magalli, tutto il direttivo della Lega Pro, con il direttore generale Francesco Mirelli, hanno da un paio di anni hanno ancora di più rafforzato l'esigenza di giocare in questa categoria con i giovani, e quindi noi siamo andati in questa direzione e devo dire che questi campionati che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni hanno rafforzato ancora di più il nostro progetto, facendo in modo tale che le casse della società non diventassero ancora più strette. Quindi siamo riusciti con i giovani ad accedere ai contributi, a far crescere qualche ragazzo del settore giovanile, e quindi andremo avanti su questo progetto. Sicuramente gli investimenti importanti che faremo quest'anno li faremo tutti sul settore giovanile, incrementando le strutture, migliorando gli istruttori e creando un'organizzazione tale da far crescere il settore giovanile. Intanto tu sei l'unica società casertana che è professionisti. La Casertana non ci riesce a diventarlo. Adesso insomma è un po' particolare quella zona, salvo l'oasi della Versa Normanna. Ma in Campania, diciamo, in questo momento sono rappresentate tutte le province in Lega Pro: Avellino, Salerno, Benevento. Caserta è rappresentato con la nostra società, voglio dire. L'importante è esserci. Noi ci teniamo che far parte del territorio della provincia di Caserta, quindi non è il problema, non è Casertana o Avellino, il problema è cercare di fare calcio a certi livelli in maniera giusta e facendo sempre di più crescere. Cosa puoi promettere ai tifosi della Versa Normanna quest'anno? Io prometto di fare il possibile per tenere alto l'onore della nostra città e di mantenere quanto più possibile questa categoria, e mi auguro di avere al più presto anche il successo di fare ancora di più. Ti ringrazio Giovanni. Grazie a voi. Ciao.